Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Doran Red. Come vedete oggi siamo di nuovo con Brulalla e finalmente ci facciamo altre partite online. Non credo che si possano giocare Ranked 2 contro 2 da solo. Infatti. Vabbè ragazzi, io di Ranked non mi piacciono molto le 1 contro 1, quindi preferirei farle con qualche compagno di squadra. Comunque boh, facciamo una partita custom online. Vediamo se troviamo qualcosa. Ok. Va bene, qualsiasi cosa. Ragazzi, io sono questo personaggio di nome Val, tutto bianco con i capelli bianchi, quindi si vedrà. Quindi non dite il personaggio non si vedeva, non si capiva chi eri. Ma si capisce adesso, penso. Spero almeno. Vediamo contro chi giocheremo. Facciamo questo uno contro uno, va. Vediamo quanto è forte questo tizio. Vediamo se riusciamo a batterlo. In caso facciamo poi tutti contro tutti. Boh, non lo so, poi vediamo. Allora, andiamo ragazzi. Olè. Oh. Questo è uno spammone del 1980. Le solite mosse che fanno molte persone. Allora ragazzi, ci sono due modi di giocare. Uno è quello di spammare che non andrei mai avanti, e quello uno di giocare bene, che sarebbe tipo così. No! Allora, vediamo cosa. No! Allora, prendi questo. Prendi questo. Allora ragazzi, perfetto, ora possiamo combattere decentemente. Vediamo un po' come se la cava l'avversario. Anche se l'ho colpito più volte io, però lui mi ha tolto più vita. Questo non lo riesco a capire. Ah, giustamente, io attacco solo attacchi normali per adesso. Prima lo voglio indebolire assolutamente. Allora, sputtiamoci questa. Vattene a fango, pezzo di merda. Ok, questo si chiama... Davvero è morto? LOL. Va bene, ci sta. Bene ragazzi, abbiamo ucciso il nostro avversario. Era la vita gialla ragazzi. Questa è una tecnica segreta. Aia. Maledetto. No. Maledetto. Allora vediamo se riusciamo a fare. Olè. Questo si chiama spammare. Olè. Questo si chiama ammazzare il nostro avversario. Prendere un'arma. Oh. Madonna. Davvero. Vabbè, mi piace questa cosa. Si uccide da solo il tizio. Oh, festeggiamo. Yeah. Allè. Dai, vieni, vieni. Oh. No, non riesco mai a fare quella cavolo di combo che ho imparato. Allora. Olè. Dobbiamo stare attenti che questo ci vuole ammazzare. Potrebbe recuperare. Ma no, perché non mi va? Olè. Dobbiamo stare attenti che il nostro avversario non è stupido. Cioè, più o meno. In teoria lo dovrebbe essere per quello che ha fatto. Olè. Oh. No! Come cazzo mi ha preso? Stupido. Ma se cadeva di nuovo giù io me la ridevo tutta la giornata. Dai, che palle. Possiamo farcela, dai, subito. Ah, maledetto. No, mi ha bloccato. Vabbè. Ciao. Ah, coglione. Come vincere? Perché lui si è suicidato. Vabbè. La partita era easy. Vediamo cosa prende il nostro avversario. Anche se di solito mi piacerebbe usare questo. No, che palle, ora la gente esce e non entra più. Allora, cosa prendo? Cosa mai posso prendere? Allora, mi piace giocare. Ah, vuole fare di nuovo uno contro uno. Vediamo, mettiamo di nuovo Rando. Vediamo cosa succederà adesso. Questo uno contro uno, che alla fine avevo detto non preferivo giocare uno contro uno. Lo sto facendo comunque. Però va bene lo stesso. Allora ragazzi, prepariamoci per questa battaglia. So
So che a volte si può vedere il mouse davanti alla partita, però ragazzi, non mi dite nulla. Troppo dovete farci un po' di abitudine perché io gioco con il mouse, quindi a volte mi capita spostarlo, anche se non serve un cavolo, però vabbè. Ah, vediamo se riesco a metterlo di nascosto. Ok, perfetto. Madonna, coglione. Oh, bellissima questa. Bellissima combo. Olè. 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 Dove vai, stupidino? Vediamo cosa possiamo fare in questo momento. Cerchiamo. Aspetta. Speravo che tipo si spostava, invece questo è proprio ritardato un po', abbastanza. Non proprio così tanto, però. Ciao. Tieni questa anche per te. Tieni questa per te. E vabbè. Ehi! Festeggiamo. Prendiamo un'altra spadina. Vediamo un po'. Che cazzo? Davvero facciamo? Cioè, si è suicidato? Olè. E vabbè. Questi sono dettagli. No! Maledetto. La cosa divertente è che continua a suicidarsi, non è che tu dici. Allora. Dai, lo so che a volte, ragazzi, mi spengo con la voce, però questo gioco richiede tanto impegno che voi non avete idea. Cioè, dovrei parlare spesso, intrattenervi, dire quattro stronzate. Cioè, le solite stronzate che dico anche negli altri video, alla fine. Ah, però ti dico che questo gioco mi tiene più impegnato anche di Distraint. Distraint, ragazzi, parlo un bel po' perché, vabbè, lasciamo stare. Che tra poco uscirà anche il prossimo episodio, Cioè, uscirà per sabato e domenica, probabilmente, visto che in questa settimana sarò pieno di gameplay, probabilmente. Porterò quasi tutto. Solo Minecraft, ragazzi. È rimasto un po' indietro per questi motivi. E Castle Crashers, ragazzi. Non sto portando altri gameplay per il semplice fatto perché vorrei un po' di tempo. Vorrei organizzare una partita, una sola, in cui giocherò multiplayer con altre due persone. Almeno devo chiedere se vogliono. Perché in teoria, ragazzi, quella parte è molto difficile per me, farci quella missione. Non la riesco a completare in qualsiasi modo. Cioè, sono andato a vedere anche come qualche consiglio per altre cose, ma non riesco proprio. Cioè, lo trovo molto difficile farlo ad una persona. Questo è più che altro il mio problema. Prendi questo. Madonna, e muori. Vabbè, comunque ragazzi, questo è. Per questo, in questo periodo non sto portando Castle Crash. So che è uno dei gameplay che mi piace di più e che lo desiderate tantissimo, o almeno la maggior parte delle persone me lo chiede spesso di portarlo. Però io non ci posso fare niente. Questo problema. Quindi la settimana prossima dovrebbe uscire se queste persone mi confermano, se no devo vedere come finire quella missione in qualche modo. Perché sul serio è molto complessa. Poi vabbè, tralasciando ciò, ragazzi, l'unica cosa, tutti i gameplay ritorneranno, anche quello di Minecraft, come ben sapete. Quella nuova, quella bella serie con Arcanthos. E anche, vabbè, usciranno tutti gli episodi. Poi, non so perché, ho questo dubbio, ragazzi. È una cosa che mi tormenta un po'. Perché vedete i miei gameplay di come si chiama? Di Europa Universalis. Cioè, ragazzi, ho più visualizzazioni in quel gioco che in Castle Crashers tra poco. Vabbè, ragazzi, fermiamoci un po'. Beh, ragazzi, ci fermiamo qui. So che ho registrato ti e sarà un po' tagliato alcune parti perché capita spesso che non riesco a parlare. Comunque, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e qualche volta vedrò di portarlo ancora Brulalla, e lo porterò con i ragazzi della mia squadra di Hybridibus, in cui giocano a. Sono tutti forti, tutti e tre, sono tre Diamond, quindi diciamo che troverò difficoltà.
uno tra i quali si chiama Prometheor, è un canale YouTube, quindi andate a vedere qualche suo gameplay su Brawlhalla, che è veramente bravo. Bene ragazzi, ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti!